Abbiamo parlato di compressione audio, compressione delle immagini, ma non abbiamo parlato di compressione video. E quindi parliamone. Anche per quanto riguarda la compressione video, ci sono decine e decine di algoritmi e formati. Ma dei formati ne riparliamo alla fine. Ma concentriamoci sulla parte algoritmica che riguarda la compressione video. Quindi per questo video ho preso il più famoso degli algoritmi di compressione video, tra l'altro è quello che uso per fare i video qua per YouTube, ovvero H265, anche noto come HEVC. Qualcuno potrebbe fare la seguente osservazione. Se abbiamo un algoritmo per comprimere le immagini, tipo JPEG, e un algoritmo per comprimere l'audio, per esempio MP3, allora li possiamo prendere e mettere insieme e quindi possiamo avere un formato video. Alla fin fine, un video che cos'è se non una sequenza di immagini, che ogni immagine viene detta frame, e il suono è semplicemente il suono. Se ognuna di queste immagini è compressa in JPEG, abbiamo terminato. In effetti qualcuno ci ha pensato e questa soluzione viene chiamata Motion JPEG. Tuttavia, come abbiamo visto per gli altri video dove parlo di compressione, lossy o lossless che sia, tra cui ovviamente aggiungo anche quello in cui parlo della compressione zip, cioè questo video qua, tutto sta nel sapere come trattare la ridondanza dei dati. Quando si usa un approccio come quello di Motion JPEG, sì, stai riducendo la ridondanza attraverso l'algoritmo JPEG, perché abbiamo visto che JPEG fa questo, ma tu riduci la ridondanza all'interno di ogni frame, ma non stai tenendo in considerazione che tra due frame, o soprattutto due frame consecutivi, ci possono essere delle informazioni ridondanti. Per questo motivo, algoritmi come Motion JPEG vengono definiti intraframe, perché non tengono in considerazione della ridondanza che viene definita interframe, cioè ridondanza che si può avere tra due frame. Osservate questo quadratino qua che metto a schermo. È pressoché lo stesso per quasi, diciamo, tutta la durata del video, a meno che io non stia facendo come adesso, cioè zoomo, oppure ci passo la mano di sopra. Quindi algoritmi come H265 cercano anche di ridurre la ridondanza tra frame, non necessariamente frame contigui, al fine di ridurre il più possibile la quantità di dati necessaria per ricostruire il video originale che volevamo comprimere. Prima di iniziare, una cosa molto importante è che non posso entrare in tutti i dettagli di H265. È molto complesso, più complesso di quello che pensavo quando ho fatto questo video, e contiene quindi ovviamente tanta roba. E questo è perché H265 proviene, cioè estende altri formati come H264, che è il suo predecessore. Ok, iniziamo con distinguere due categorie di frame, quelle che vengono definite gli iframe e quelle che vengono definite i p-frame. Esistono anche i b-frame, ma quelle li vediamo dopo. Gli iframe sono quei frame che vengono codificati sfruttando solamente le informazioni contenute all'interno del frame. Quindi, utilizzando la terminologia di poco fa, viene effettuata solamente una codifica intra-frame. Questo viene fatto, per esempio, nel primo frame di un video, oppure quando c'è un cambio ripetino di scena, tipo quando, per esempio, metto un'immagine che prende tutto lo schermo. Dunque, come funziona questa suddivisione intra-frame? Per prima cosa, il frame viene suddiviso in quelle che vengono chiamate tiles, tessere in italiano. In altri algoritmi, tipo H264, questi elementi, diciamo queste tessere, vengono chiamati come macro blocchi e infatti io preferisco utilizzare il termine macro blocchi perché mi torna utile per la mia spiegazione. E quanto è grande uno di questi macro blocchi? Di solito è 64x64 pixel, quindi è, diciamo, molto piccolo. Questa dimensione infatti potrebbe andare bene per parte di un frame che sono più o meno omogenee o che comunque ci sono dei bordi che sono molto netti. Nel caso in cui un macro blocco sia piuttosto complesso, può essere
ulteriormente suddiviso in quattro. Se uno di questi quattro quadranti è ancora complesso, lo si può suddividere ancora in altre quattro parti e così via. Ognuno di questi quadranti prende il nome di coding unit, ovvero unità di codifica. Ora, prendiamo una di queste unità di codifica e dobbiamo codificarlo. Stiamo qua, è un algoritmo di compressione, quindi lo dobbiamo codificare in qualche modo. Per ridurre la ridondanza, si cerca infatti di capire quante informazioni possiamo riciclare dai blocchi adiacenti, in particolare quelli che stanno in alto e a sinistra. Questo perché quelli che stanno in basso o a destra devono ancora essere codificati. E quando siamo nel processo di decodifica, non possiamo utilizzare informazioni di quei blocchi, cioè quelli in basso e quelli a destra, perché quelli devono essere ancora decodificati. Quindi si utilizzano sempre informazioni, cioè cerchiamo in qualche modo di trovare il modo di riciclare informazioni dei macro blocchi che stanno sopra o a sinistra. Quindi quello che viene fatto per riciclare quanto più possibile, si fa quella che viene definita la predizione intraframe e si usano diverse tecniche che sono più o meno semplici. Posso fare la media dei pixel dei blocchi vicini, mi riferisco a, non a tutti i pixel dei blocchi vicini, ma solo quelli che stanno a contatto, oppure li ricopio orizzontalmente o verticalmente o in diagonale con vari angoli. E di tutti questi modi che posso utilizzare per predire il blocco che voglio codificare, scelgo quello che assomiglia di più. Ovviamente potrebbe molto spesso non essere uguale al 100% AIA, però mi accontento di quello che, diciamo, gli assomiglia. Supponiamo che la predizione esatta in questo esempio è quella di copiare a sinistra i pixel in orizzontale. Io per questo blocco in particolare dovrò conservarmi un solo intero. Uno, perché come vedete qua a schermo, questo modo di predire i pixel prende come indice 1. Quindi devo semplicemente mettere 1, perché significa ricopio in maniera orizzontale. Ma attenzione, non otterrò mai lo stesso blocco, ma uno che gli assomiglia. Quindi quello che si fa è quello di calcolare la differenza tra il blocco originale e quello che ho predetto in questa maniera. Questa differenza viene chiamata residuo. A questo residuo, poi, che si fa? Viene applicata la trasformata discreta del coseno, o se è molto piccola, tipo 4x4 pixel, può essere anche applicata la trasformata discreta del seno, e poi viene quantizzata e codificata con un algoritmo di compressione lossless che si chiama codifica aritmetica binaria adattativa, che diciamo avrebbe bisogno di un video a sé stante, ma semplificando molto è una sorta di codifica di Huffman sotto steroidi. Tutto questo che vi ho detto riguarda la codifica intraframe, ma il vantaggio di questo e di molti altri algoritmi di compressione video è quello di sfruttare anche la codifica interframe, che forse sarebbe il caso di riparlarne dopo la sigla. Benvenuti e ben ritrovati pinguini in questo nuovo video di FK Under the Hood. Io sono Valerio e oggi parliamo di compressione video con l'algoritmo H265. Ma prima di continuare vi invito come al solito ad iscrivervi al canale per supportare il mio lavoro di divulgazione. Un altro simpatico modo per supportare il mio di lavoro è, se lo volete fare, quello di offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi. Il link lo trovate in descrizione e adesso proseguiamo, che diciamo c'è tanta roba di cui parlare. Come avevo detto prima della sigla, finora abbiamo parlato della codifica intraframe, ma non abbiamo approfondito, cioè meglio, non abbiamo affrontato ancora la codifica interframe. In poche parole, la codifica interframe sfrutta le informazioni che vengono prese dagli altri frame, in particolare
Questo viene fatto per i P-frame, che dipendono dai frame precedenti. E poi abbiamo anche i B-frame, che prendono informazione non solo dai frame precedenti, ma anche da frame futuri. Ma su questi ultimi ci ritorneremo alla fine. La storia, alla fin fine, è sempre la stessa. Prendiamo i macro blocchi, perché siamo sempre là, e li partizioniamo in tanti, come dicevo poco fa, unità di codifica. A questo punto, data una unità di codifica, dobbiamo cercare il modo di predirlo. Se riesco a trovare questo blocco in un frame precedente, assumendo che il cambiamento che abbiamo nella scena tra due frame adiacenti è piccola, allora non c'è bisogno di codificarlo, perché posso semplicemente dire: anziché di mettere questo blocco, prendi il blocco che ci sta al frame precedente e lo riusi qua. Ovviamente anche in questo caso potrebbe non essere esattamente uguale, quindi si fa la stessa cosa prima di trasformarlo e di codificare, ovvero si calcola il residuo. Ma il problema è un altro. Cosa succede se il blocco si è spostato? In questo momento, mentre io parlo, io mi muovo, cioè tra l'altro non riesco a stare fermo sulla sedia, lo sfondo è pressoché statico, ma la mia testa e le mie mani non lo sono. In questo caso, quello che fa l'algoritmo è che cerca di capire dove l'unità di codifica si trovava al frame precedente. Questa operazione viene chiamata motion prediction, ovvero predizione del movimento. E quindi, quando noi dobbiamo utilizzare la predizione intra-frame, quindi l'informazione all'interno del frame, il blocco viene cercato, cioè si trova un modo di predirlo utilizzando l'informazione dei blocchi adiacenti, mentre per quanto riguarda la predizione interframe viene predetta cercando di capire dove un piccolo gruppo di pixel, cioè sempre questi qua, queste unità di codifica, si spostano all'interno del frame. E se l'informazione dei frame, cioè l'informazione interframe, viene predetta utilizzando solamente frame precedenti, il frame che stiamo codificando viene definito P-frame, ovvero frame predittivo. Se uso informazione presente sia nei frame precedenti che nei frame successivi, il frame che stiamo codificando viene definito B-frame, ovvero frame bidirezionale. E quindi ricapitoliamo. Possiamo utilizzare informazione che si trova all'interno dei frame o in altri frame. Questo lo facciamo mediante delle predizioni. Tali predizioni possono non essere precise. Quindi quello che si fa è che si calcola un residuo tra il blocco che vogliamo codificare e quello che abbiamo in qualche modo predetto. E tale residuo viene trasformato molto spesso utilizzando una DCT, poi viene quantizzato e poi viene codificato. Una cosa che ancora non vi ho detto è che quando noi abbiamo un macro blocco che poi viene suddiviso e che può essere ancora poi suddiviso in tante piccole unità di codifica, non si rischia che ci siano unità di codifica troppo piccole. Certo che si rischia, tuttavia alcune di queste unità possono essere accorpate quando, per esempio, la loro predizione, che sia intra o interframe, è la stessa fra unità di codifica adiacente. Uno di voi nei commenti mi ha chiesto che non avrebbe visto l'ora di sentir parlare di MP4. E cosa c'entra MP4 con H265? Niente. Ma anche tutto. Questo potrebbe essere un discorso che può sembrare contorto, però cercate di seguirmi. Un file video contiene una marea di roba. E per farla sempre breve, MP4, proprio sostringendo, contiene tre cose principali: video, audio e testo per i sottotitoli. MP4, come tanti altri formati video, viene definito un formato contenitore, cioè il video che contiene potrebbe essere codificato virtualmente in qualsiasi tipo, H265 o Motion JPEG. Per l'audio è la stessa cosa, possiamo utilizzare la codifica FLAC, MP3 o niente, lo lasciamo in WAV. La lista
di tutti gli algoritmi di compressione sia per video che per audio supportati da MP4 ve la lascio qui sotto in descrizione. Quindi MP4 è solamente un formato che contiene una traccia video, diverse tracce audio e anche diverse tracce testuali per i sottotitoli. Tra l'altro ho scoperto, questa cosa non la sapevo prima di fare questo video, che MP4 deriva da QuickTime come formato. Quindi il formato MP4 non è direttamente collegato a come l'audio e video vengono compressi. Però qualcuno potrebbe dire, ma perché per MP4 molto spesso si usano o H.264 o H.265? Tra l'altro, per esperienza proprio personale, H.265 riduce del 50% lo spazio occupato da un video compresso in H.264. Ho fatto un esperimento col video di martedì, cioè questo qua, che veniva a 14 giga in H.264 e l'ho rifatto in H.265, è venuto 7 giga. E questo è possibile perché H.265 migliora la predizione interframe rispetto al suo predecessore H.264. Forse anche quella intraframe, se non ricordo male. Quindi per MP4 vengono utilizzati i formati di compressione audio e video più conosciuti, perché non c'è alcuna garanzia che un player supporti uno specifico formato di codifica video. Faccio un esempio. Se io metto in un file MP4 un video compresso in Motion JPEG, non c'è alcuna garanzia che poi un player tipo VLC me lo legga in questo formato di compressione. Certo, vabbè, anche qua, per esperienza personale, posso dire che VLC legge pure le pietre. Però quello che voglio far passare come messaggio è che una cosa è quello che prevede lo standard, una cosa sono le varie implementazioni. Quindi, per stare sicuri, si utilizzano i formati che si spera che la maggior parte dei player supporti. Un'altra cosa importante da specificare è che MP4, visto che ormai stiamo parlando del formato contenitore, è un formato che è predisposto per lo streaming. Vabbè, questo è ovvio visto che state guardando questo video. Però riflettiamoci un attimo, cosa vuol dire questa cosa? È un formato predisposto per lo streaming. Gli audio non vengono messi all'interno del file dopo le tracce video. Se io sto streamando, voglio potermi godere del video mentre scarica. Quindi si usa una tecnica per organizzare il file che in inglese viene chiamata interleaved. E la traduzione migliore che ho trovato in italiano è inframmezzato, cioè metto dei frame, poi metto il corrispondente audio e poi ci metto anche i corrispondenti sottotitoli. Per esempio, metto un secondo di video, poi metto un secondo di audio e poi metto un secondo di sottotitoli. Qualcuno però mi potrebbe fare questa domanda. Aspetta un attimo, Valerio. Alcuni frame, come ci hai detto poco fa, possono necessitare di frame futuri per essere decodificati, i B-frame. E quindi come faccio a visualizzare il frame attuale se per decodificarlo ho bisogno di un frame futuro? Questo è quello che viene definito il buffering. Questo è infatti il motivo per cui la velocità con cui scarichi il video deve essere più veloce della velocità con cui tu vedi il video. Ovviamente i B-frame non sono codificati per dimendere, che so, da frame che stanno a 2 minuti di distanza dal video. Si parla sempre al massimo di una decina di frame futuri, e se stiamo parlando di, che ne so, di 25 frame al secondo, 10 frame futuri, diciamo, non è neanche mezzo secondo. Anche se io non ho trovato nulla di ufficiale a riguardo per quello che sto dicendo, quindi questa è una mia, diciamo, speculazione, questo è secondo me anche il motivo per cui piattaforme come YouTube riconvertono i video quando vengono caricati. È vero, YouTube riconverte i video anche in diversi formati. Per esempio, io carico i video in 4K e me lo riconverte non solo un'altra volta in 4K,
ma anche in HD e in un formato che lui chiama formato standard. Certo, cambia, è vero, cambia anche la qualità. Infatti ho trovato online un tizio che 14 anni fa ha caricato 1000 volte lo stesso video su YouTube, cioè praticamente lo caricava, lo riscaricava e lo ricaricava. Il video diventa incomprensibile. Secondo me, e ripeto, secondo me, un altro motivo per cui YouTube ricodifica i video che gli passiamo è anche per assicurarsi che siano ottimizzati per lo streaming. E non mi sorprende, visto che, cioè, è il loro business. Perfetto, pinguini! Penso che per oggi la possiamo chiudere qui. La codifica video è un argomento enorme, vastissimo, che ovviamente non posso affrontare in un unico video, ma almeno ho affrontato l'algoritmo di compressione video più conosciuto insieme al formato contenitore più conosciuto, cioè MP4. Ah! Stavo quasi per dimenticare. H265 è un formato, o meglio, un algoritmo di compressione video lossy o lossless? Beh, è entrambi. Funziona più o meno allo stesso modo in entrambi i casi, tranne che se vogliamo comprimere senza perdita, quindi lossless, la trasformata e la quantizzazione non vengono fatti. Ovviamente non c'è bisogno neanche di dirlo, abbiamo file più grossi, ma era giusto precisarlo. E quindi grazie ancora una volta per la vostra attenzione e noi ci vediamo alla prossima. Ciao Diego.